Tutto pronto per la quinta corsa del pomeriggio, il premio Fersa Linea, altra seconda tris da percorrere, 1900 metri in pista, piccola derby. Sono partiti i 12 cavalli anziani che partecipano a questa corsa. Vediamo subito le prime mosse. Uragano Blu è quello che parte più svelto. All'interno c'è subito Very Sweet, il peso basso che coglie anche lui una buona partenza. Alle spalle di questi la giubba bianca azzurra è quella di Bengalumum, l'altra giubba bianca è quella di Aconiton, poi la giubba azzurra di Air Grace in quinta posizione, a precedere Gerilda, Royal Fountain ed ancora le loro spalle Cravusity. In mezzo ai cavalli troviamo anche la giubba bianca di Giulio Agricola, all'interno c'è Lethal Blonde, Bautzen, Creed e, come detto, lontana rispetto al gruppo dei pretendenti Cravusity. Cavalli che vanno ad affrontare la prima parte della curva, nessuna variazione, sempre Very Sweet a dettare il ritmo nei confronti di Uragano Blu. Poi in terza posizione Bengalum, Aconiton, Air Grace, Gerilda, Creed, Royal Fountain. Di dentro trova spazio anche Giulio Agricola, poi il Re di Maggio a chiudere il drappello dei partecipanti con all'interno Bautzen e poi Lethal Blonde. Siamo in retta d'arrivo, piuttosto velocemente. Very Sweet sta assolvendo al ruolo di frontrunner nel migliore dei modi. Uragano Blu è il primo ad andare in percussione al suo esterno. Si avvicina tra i cavalli anche Bengalumum, Air Grace, lo stesso Giulio Agricola accompagnato con Lethal Blonde. Deve trovare lo spazio anche Creed in questa fase. Quando siamo a 300 dal traguardo, davanti c'è Re di Maggio che con uno scatto dall'esterno è passato in deciso vantaggio. Re di Maggio allunga, stacca e se ne va vincendo in scioltezza e replicando all'ultima vittoria sempre in handicap. Secondo posto per Lethal Blonde, Gerilda a completare il quadro. Vice numero 1 Samuele Diana in sella per i training di Ciro Luongo, colori di Ciro Pisa. Molto vicini per il secondo ed il terzo, Gerilda all'esterno di Lethal Blonde, quindi uno al primo posto, poi Gerilda e Lethal Blonde molto vicini. Non so se abbiamo lo stretto per rivedere il tutto. Eccolo, settima vittoria in carriera per Re di Maggio. 4,50 la sua quota definitiva. Fotografia, ma seconda dovrebbe essere Gerilda su Lethal Blonde. Da Capannelle per la quinta, è tutto.